Ciao a tutti, ecco il mio video delle letture di luglio. In realtà oggi non vi parlo di tutti i libri che ho letto a luglio perché sono un pochettino di più. Diciamo che gli altri libri li userò per costruire altri video interessanti. Come al solito, se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, mettete like, commentate se siete d'accordo con quello che dico, ma soprattutto commentate se non siete d'accordo. Insomma, supportate. Il figlio di due madri di Bontempelli non è il primo libro che ho letto questo mese, ma è sicuramente quello più brutto. È il primo libro invece che leggo di Bontempelli e non ci poteva essere inizio peggiore. Bontempelli è il padre del realismo magico e infatti in questo libro c'è un elemento magico sul quale poi ruota tutta la narrazione. E cioè un bambino che di punto in bianco a 7 anni non riconosce più la mamma e inizia a chiamare mamma un'altra donna, la quale aveva perso il proprio bimbo esattamente 7 anni prima. Si tratta di reincarnazione? Stiamo parlando di un'allucinazione o stiamo parlando di altro? Insomma, di chi è figlio questo bimbo? La trama potrebbe essere anche interessante. Il punto è che la scrittura di questo libro è imbarazzante. Anzi, riformulo, la scrittura di questo libro è assente. Nella prefazione di questo romanzo viene specificato che Bontempelli con questo libro voleva arrivare a un pubblico di massa. E se il ragionamento in quegli anni poteva essere anche comprensibile, sicuramente nel 2022 questo libro non gli fa fare una bella figura. Nella prefazione si parla anche di linguaggio cinematografico, ma con tutto il rispetto non è per niente così. Semmai questo è un linguaggio cinematografico di basso livello. Mi sembra quasi una sceneggiatura spacciata per romanzo. È una scrittura volutamente debole. E l'intenzione autoriale, secondo me, peggiora il risultato. I dialoghi sono meccanici artefatti. I personaggi invece avrebbero del potenziale, ma si perdono in questa mediocrità calcolata. Anche il finale ne risente. Anche la trama perde tutta la sua carica, perché banalmente non ha una scrittura che la sorregge. Ripeto, se nel 1929 questo romanzo aveva un obiettivo valido, e cioè portare il fantastico al grande pubblico, nel 2022 non ha nessun motivo per essere recuperato, anche perché Bontempelli è altro. Questo libro è stato pubblicato dalla casa editrice Utopia, e anche se questo libro non mi è piaciuto, ho dato uno sguardo però al catalogo di questa casa editrice e devo dire che è molto interessante. C'è Grazia Deledda, per esempio, c'è Bontempelli, che è uno scrittore che vi prometto di approfondire un pochettino di più. E ci sono altri profili che secondo me meritano più di una possibilità. Il secondo libro che ho letto questo mese è Quando le belve arriveranno di Alfredo Palomba, pubblicato da Wojtek. Senza girarci intorno, Quando le belve arriveranno è uno dei libri più forti che ho letto quest'anno. Su Instagram ho già detto che è un libro che parla di scuola. È vero, ma non è soltanto un libro sulla scuola. Forse la mia deformazione professionale ha fatto sì che risaltasse soprattutto questo argomento, ma non è soltanto un libro sulla scuola. Sicuramente la scuola è una colonna portante di questo libro, anche perché il protagonista è un professore precario di sostegno che ottiene una supplenza annuale in una scuola superiore di un paesino. È proprio attraverso il punto di vista del professore che vengono raccontate in modo lucido e disincantato alcune dinamiche scolastiche che nessuno conosce. Per esempio, chi di voi sa come viene convocato un professore di sostegno per una supplenza? Potrei fare almeno altri 10 esempi, ma già il fatto che questo romanzo non introduca la figura del professore che con la sua passione salva tutti i ragazzi e li conduce alla vittoria è un grande sollievo. I libri sulla scuola, spesso in Italia, sono il trionfo della retorica. Questo libro è diverso. La scrittura di questo romanzo va dritta al punto, anche perché il punto di vista del professore è imperante e il professore è almeno un disadattato. È una persona cioè che ha accettato una supplenza annuale soltanto per scappare dalla mamma e cambiare vita. A poco in questo romanzo arrivano le belve, e cioè tutti i personaggi hanno qualcosa che rimanda alla mostruosità. Gradualmente tutti questi personaggi acuiscono i loro istinti bestiali. Mi è piaciuto molto come Alfredo Palomba ha usato YouTube all'interno della narrazione, anche per esaltare la mostruosità che è presente nella nostra società. Per
Vengono citati per esempio alcuni video su YouTube di bullismo contro i prof e vengono riportati all'interno di questa storia. Un altro aspetto che mi ha colpito molto è l'aspetto onirico, perché ad un certo punto incubo e realtà si avvicinano sempre di più e alla fine del romanzo secondo me sono sovrapponibili. Ottimo romanzo, davvero un ottimo romanzo, anche perché è un romanzo sperimentale, ma non è un salto nel vuoto. Io l'ho trovato un termometro letterario della nostra società, che rifiuta qualsiasi filtro. Un altro libro che ho letto questo mese è una raccolta di racconti che volevo recuperare oramai da tempo. Si chiama Gli amori difficili di Calvino ed è una raccolta di racconti suddivisa in due parti. La prima parte è composta da 13 racconti brevi, la seconda parte da due racconti lunghi. La prima parte è splendida, sia dal punto di vista stilistico, sia dal punto di vista contenutistico. Considerate che questi racconti sono stati scritti negli anni 50, eppure tutte le tematiche affrontate sono attualissime. Qui Calvino con la sua scrittura riesce ad essere molto bravo, ma senza distanziare il lettore, senza risultare freddo. A mio avviso alcune opere di Calvino hanno questo limite, Gli amori difficili no. Dovrei dire che questa è una raccolta di racconti sull'amore, ma in realtà è una raccolta di racconti sulla solitudine, sull'incapacità di comunicare le nostre emozioni. Ogni racconto della prima sezione nel titolo riporta la parola avventura, ma stiamo parlando di avventure interiori, non di avventure fisiche. La prima sezione è davvero bella, la seconda invece un po' meno. Anche perché la seconda, a mio avviso, è stata incollata lì soltanto per motivi commerciali, perché c'entrano davvero poco. I due racconti della seconda sezione si intitolano Le formiche argentine e la nuvola di smog. Sono due racconti che appartengono al filone del racconto dibattito, che era un filone che in quel periodo stava venendo fuori. Le formiche argentine sono un racconto noioso, statico, con un finale quasi incomprensibile. Mi sembra quasi il classico gesto intellettuale fine a se stesso, che non ha nessuna presa con la realtà. La nuvola di smog invece è un ottimo romanzo, con una tematica di fondo, ahimè, molto attuale, ma il suo inserimento in questa raccolta è comunque forzato, forse meno forzato del racconto Le formiche argentine, ma penso che questo racconto avrebbe meritato una cornice diversa. In un altro video ho già parlato di alcune recensioni del Tempo su questa raccolta, se volete dategli uno sguardo. Il video di quasi tutte le letture di luglio finisce qui. Come sempre supportate il canale e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!